fucking grips. She sips a coke with cold. She can't tell the difference yet. E ci siamo, mi vedono. Buongiorno a tutti gli amici di Club Kings in diretta sulle frequenze di KSR. Siamo partiti veramente col botto, ragazzi. Io sono felice di essere qui. Abbiamo avuto un'interruzione di una settimana perché noi siamo persone che se la prendono comoda, anche i ragazzi che sono in regia. A noi piace lavorare sulle nostre trasmissioni bene, anche a costo di rinunciare qualche settimana all'appuntamento del sabato. Club Kings, ore 15, ci siamo. È sabato, siamo persi nel weekend totalmente. Oggi abbiamo tantissimi ospiti che inizio a salutare, non svelo ancora i nomi, ma inizio a salutare gli amici in regia che lavorano per me, lavorano per noi. Mister Mauro Più DJ, che oggi farà le veci del nostro Froike, che è in giro da qualche parte per il mondo. Quindi, gente, dai, non iniziare, ecco, da dietro al vetro iniziano a mettermi, a mandarmi qualche immagine per prendermi in giro, perché ho messo questo cappello. Ragazzi, ho messo il cappello perché non ho avuto tempo di sistemarmi, insomma, il capello, come si suol dire. Quindi, dicevo, saluto Mauro Più, che oggi accompagnerà la mia trasmissione con il suo DJ set. Complimenti per la selezione, ho letto prima la lista delle tracks, sono veramente belle, veramente importanti. Saluto Pino Carrella, Antonio Colasanti, i cosiddetti The Boss, come li chiamo io, che sono veramente in transagonistica, nonostante siamo soltanto all'inizio. Nel frattempo io faccio un refresh alla pagina, inizio a salutare gli amici, vediamo se si è già connesso qualcuno, vediamo se c'è qualcuno on air con me. Penso ancora di no, perché siamo partiti all'incirca da un minuto. Club Kings, per chi non... anzi, sì, eccolo qui, ho davanti la diretta, ci siamo ragazzi, siamo veramente sul pezzo. Dicevo, Club Kings, per chi non lo conoscesse, è una mia trasmissione che ho creato grazie all'ausilio di persone come Daniele Tozzi, che non vedo da un po'. Daniele Tozzi con il suo flashback, cioè è sempre lì sul pezzo il mercoledì, però io non riesco mai ad incontrarlo il sabato e ad avere il piacere di averlo qui in trasmissione con me. Pari De Lucciola e ovviamente tutti gli amici che si prendono cura di me e mi aiutano a dare sempre il meglio in questa mia esperienza radiofonica, in questa fantastica emittente che è KSR, che ci offre un palinsesto sempre ricchissimo. Come dicevo, Club Kings, che cos'è Club Kings? Per chi si fosse connesso ora per la prima volta, è una trasmissione che ha un occhio su tutto ciò che concerne il mondo del clubbing italiano, cittadino, europeo, mondiale, ok? Ovviamente con un occhio al passato e alle tendenze attuali. Quindi, ragazzi, sono tante le sorprese, abbiamo una programmazione fittissima, tantissimi ospiti. Io sono felice oggi di avere due ospiti in particolare, che svelerò tra un attimo, che se la ridono dall'altro lato fanno ridere anche me. Abbiamo condiviso veramente delle esperienze fantastiche e sono veramente felice di averli qui. Tra l'altro pare che ci verranno a trovare anche altri che sono stati qui in trasmissione. Allora, Mauro, tu sei pronto? Allora, prima che tu inizi a suonare, perché io so che stai scalpitando, non ce la fai più, vuoi suonare? Io inizio a ricordare agli amici quali sono gli indirizzi sul web. E che succede? Che succede? Con la Santi? Sì, mi avvicino, guarda, faccio il bravo, mi fanno le prime cazziate, passatemi il termine. Ecco, perché appena capita che mi allontano dal microfono non mi sentono più. Allora, come dicevo, potete connettermi con noi sulla pagina ufficiale KSR King Street Radio, la troverete nella barra spaziatrice, bla bla bla. Allora, con una bella chiocciola KS Radio 1 sul sito ufficiale www.ksradio.it e anche su Periscope. Siamo anche su Periscope, siamo molto social. Quindi, ragazzi, abbiamo ricordato gli indirizzi per connettervi con noi, con il nostro Club Kings settimanale. Io direi, Mauro, ci fai ascoltare qualcosa di buono? Vediamo Mauro Più cosa ci fa ascoltare oggi. Io sono veramente curioso. Buon ascolto. We'll be right back.
Trovati in studio, grazie Mauro Più per il DJ set. Oggi per me è veramente un onore avere Big DJ Mauro Più on the mix ad accompagnare la nostra Club Kings settimanale. Nel frattempo è arrivato un nostro carissimo amico, uno degli ospiti della scorsa puntata, Paco Polverino PK. Ciao Paco, ben ritrovato. Eccolo lì, sempre bello sul pezzo, underground, il cappellino, a mascherare il rotolino. Vabbè, questa è una lunga storia che poi, ecco, andremo di nuovo ad affrontare. È bello Club Kings perché si crea quell'atmosfera di amici come un salotto. Non so se qualcuno in studio ricorda questo passaggio, che poi spiegheremo dopo, perché
perché sto rubacchiando informazioni da una mia vecchia diretta che ho fatto con uno degli ospiti. Vabbè, ne parleremo dopo. Nel frattempo saluto tutti gli amici che si sono connessi, che stanno lasciando i loro like, i loro feedback, il commento. Aspetta, salutiamo qualcuno, dai, vediamo, facciamo un bel refresh alla pagina. Ecco, eccoli là che arrivano. Guarda come si divertono dall'altro lato, ragazzi, che state facendo, mi stanno abbandonando tutti. Sì, sì, bravi, bravi. Poi dopo mi vendicherò io su questo. Mi hanno lasciato solo. Vabbè, io me ne sto con gli utenti, con i nostri amici, e sono in ottima compagnia oggi. Ecco, allora, salutiamo Giacomo Barbato, Mauro, il saluto è per Mauro DJ, ovviamente i tuoi fan, Vincenzo Bellini, Ralf, Mauro, ciao ragazzi. Ecco, le chiavette, vabbè, questo non lo possiamo leggere perché ci sono i bambini. Vincenzo Bellini, ai 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 ai. Abbiamo un po' di condivisioni, vediamo i like, ringraziamo Marco Ranaldi, chi si è chiesto Marco Ranaldi, Bartolo Di Palma, Giacomo Barbato, Peppe Cirillo e un po' di amici che si stanno collegando con noi. Siamo felici, l'atmosfera è quella giusta, dall'altro lato del vetro c'è chi si sta creando il proprio drink personale, il Colasanti, ecco, che ci fa vedere il fisico, che si alza la maglietta, e ecco l'ospite se la sta fumando, ma io adesso lo chiamo, non ha l'occhiale, quindi non posso rubarmi l'occhiale da sole. Ah, ce l'hai, l'hai portato, bravo. Io di solito uso nella mia trasmissione rubare gli occhiali da sole degli ospiti. Ospiti, e PK ne sa qualcosa, lui però li ha avuti, vedremo se qualcuno qualche volta li dimentica. Nel frattempo è entrato uno dei primi ospiti, il bello e bravo Marco Ranaldi. Grande Marco, ciao, che piacere averti qui con noi oggi. Ciao Ralf, buonasera a tutti, e finalmente ci siamo. Finalmente sono riuscito ad averti qui, finalmente. Dai, mi metto anche un po' comodo, sistemo il microfono, spero che si senta. No, si sente bene, non ti preoccupare. Bene che si sente bene, la voce è un po' rotta, capirai. So che è stata una lunga notte. Stata una lunga notte. Soprattutto a noi la notte ci dà tanto, ma ci toglie soprattutto tanto. Sì. E la voce il giorno dopo è però quella io, che io non ho avuto la tua fortuna di essere abbronzato dalla nascita, infatti sono pallido proprio come Twilight, non so se hai visto il film, come Edward Cullen, il vampiro di Twilight, non riesco a prendere colorito in inverno. Vabbè, Marco Ranaldi è abbronzato natural durante, e questo già lo sapevamo, ma quindi tu lo sai che a me piace ricordare che Ercolano splende sempre il sole 12 mesi l'anno, 24 ma ore. È vero che ti stanno per fare sindaco della zona Portici Ercolano? Secondo me sì. Sindaco della notte. Sindaco della notte sicuramente. Ecco, tra l'altro salutiamo uno degli amici, anche dei tuoi colleghi collaboratori estivi, che sabato è stato qui con noi a raccontarci un po' di cose. Gio Brigante, Gio Fashion. Ciao, lo salutiamo, Gio. Ciao Gio. Ecco, Gio ci segue, è un nostro fedelissimo. Io sono veramente felice di averti qui, oltre per l'amicizia che ci lega. Noi, per chi non lo sapesse, io e Marco abbiamo collaborato insieme in varie situazioni, e vogliamo svelare anche un'altra informazione importante. Io, come tutti ben sanno, non faccio da molto tempo radio. Ho iniziato a registrare un promo proprio con Marco Ranaldi, quindi il mio primo approccio alla radio è stato con questo bel signore qui, questo bel ragazzo qui, che oltre ad essere un bravissimo vocalist, uno dei migliori della scena, è anche un bravo gentile, radiofonico. Sei troppo gentile. Hai visto? Però questa volta sono sinceri, l'altra volta l'abbiamo provata, invece adesso è tutto in presa live. Allora Marco, raccontaci un po', chi non ti conosce? Bene, innanzitutto come fa a conoscerti? Quindi dacci qualche informazione su chi sei tu, cosa fai, da quanto lo fai e quello che ti piace fare. Beh, da quanto lo faccio, da una vita, da che ho memoria, saranno 13 anni. Io nel frattempo condivido la diretta. Assolutamente sì, peccato che non l'hai fatto già prima però, Ralf. È perché prima non c'ero io, adesso voglio far vedere che ci sono io, un po' di sago, sano ego. Siamo qui sempre in diretta, questo è il bello della diretta. Sono 13 anni che il mondo della notte mi appartiene, e sono 13 anni che questo mondo mi dà tanto, e nulla, Ralf, il microfono. Ti sto lasciando solo, vai, ti sto facendo fare un po' di... Un po' così, a braccetta, a noi piace farlo così. Mi stai odiando, scommetto, Marco? No, assolutamente no. Anche a te piace molto parlare in radio, tu sei anche molto bravo. Ma vogliamo ricordare il nostro salotto, dove tutto è iniziato. Allora, cosa... spieghiamola un po'. Noi, ovviamente, non essendo dei radiofonici di mestiere, facendo i vocalist, facendo questo lavoro... Ah, aspetta, aspetta, che hanno tirato fuori il Jack Daniels. Finalmente, così. Ecco, perché altrimenti noi che abbiamo fatto tardi stanotte ancora non riusciamo a scioglierci del tutto, la lingua è ancora un po' attaccata al palato, quindi un po' di Jack e Coca ce lo prepara il Colasanti, quindi non è poco, uno dei boss che salutiamo, ciao Cola. Bene Cola, grazie. E dicevo, io e Marco Ranaldi iniziammo a registrare un promo per una web radio, mm-hmm. Che insomma volevamo iniziare insieme, poi tu per questioni lavorative, certo, ti sei dovuto spostare, certo, fuori Napoli, quindi non abbiamo potuto portare avanti il progetto, ma io sono sicuro che una soluzione
la troviamo. Secondo me la dobbiamo fare. Bisogna farlo, sì, anche perché Marco, come dicevo prima, è anche molto bravo in radio, quindi a me farebbe veramente piacere portare avanti un progetto con te. Ricordo che aveva un nome particolare, tu lo ricordi? Vediamo se lo ricordi. Che figata. Ricordi il nome del progetto? Ma io ricordo soprattutto tanti amici. Ok, che... non lo ricorda, vabbè, non lo ricorda. Nel nome del party, ok, ti ho salvato io. Non lo ricordavo, vabbè, comunque stiamo parlando di un anno fa. Ok, quindi esatto, in un anno bene. Ne passa di acqua sotto i fiumi. Esatto, quindi. Esatto. Nel nome... Ecco, eccolo Frank, guarda, sì sì, sei felice. Noi lavoriamo e voi ve la bevete, ok. Io aspetto che ci arrivi qualcosa qui, dai. Gli onori di casa, preparane uno anche a Marco, perché anche lui viene da una notte. Esatto, ecco. Ci vuole un po' di Jack per aiutare un po' la mia memoria. Eh sì, una notte croccante, una notte particolare. Molto particolare. Se la ride anche l'altro ospite, perché non sa che dopo entrerà e me lo cucinerò per bene. Allora, dicevamo, Marco, la tua carriera, tu da quanti anni fai questo lavoro? Da 13 anni. Io lo so, però devo far finta di non saperlo, perché altrimenti non posso fare il programma. Sono 13 anni e quest'anno iniziamo la 14ª stagione. È una stagione ricca, ricchissima, partita con i progetti ad ottobre 2017. Venerdì, sabato e domenica sempre in giro, e ieri ero alla Mela con la serata del venerdì notte Madroom, infatti vogliamo salutare anche chi la organizza. Salutiamo i ragazzi di Madroom, il venerdì, ieri padrone di casa alle macchine musicali, mi piace salutare e ringraziare Bruno Barra. Maestro Bruno Barra. Maestro, zio Bruno. Zio Bruno, zio DJ Bruno. Storico. Aspetta, aspetta Marco, ti interrompo perché stanno arrivando. Il servizio bar. Sì, 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 sì. Ce lo porta direttamente il nostro buon Frankie, uno dei nostri roadies che insomma mi accompagna in tutte le mie, ecco, avventure da un grazie po' di anni. Grazie Frankie. Grazie Marco. Noi lo mettiamo qui perché altrimenti non fa, diciamo, scena il fatto che noi beviamo dal monouso. Ma solo perché c'è il monouso, no? Potevate insomma portarci qualche calice, vabbè. Ecco, Peppe, insomma, invece di pensare a quello che deve dire dopo, sta guardando la bolletta. Va bene, Peppe, non ti preoccupare, dopo c'è un trattamento per te. Quindi tu sei impegnato in questo periodo in due o tre progetti, se ho capito bene. Venerdì, sabato e domenica. In realtà il venerdì e il sabato si gira tanto. Il sabato, questa sera con PK, che ci è venuto Eccolo. A ritrovare, che è stato ospite ai tuoi microfoni. E in questo con grande fantastico piacere. Salotto della buona musica. PK, trattami piaceva. Bene, Marco, mi raccomando, stasera, Questa sera Piqué al supermarket, allo Square, e lui il padrone di casa. Salutiamo anche l'amico, il Mircone nazionale. Mircone, lo salutiamo, che poco fa ha messo anche il suo like. Il suo like alla diretta, perché Mircone ci segue ci e presto segue. Lo avremo qui. Ci quindi Piqué, mi raccomando, a lui non deve mancare nulla, ok? Ma sono sicuro che, ecco, lo accoglierete alla grande. Lui è un mio amico carissimo e ci tengo particolarmente. Se la ridi. Tanto dopo ti faccio un'improvvisata e entri anche tu, anche se non hai preparato nulla, ok? Vabbè, quindi io non vedo l'ora. Non vedi l'ora. Ecco, dopo facciamo una stalkerata con il PK. Allora, questi progetti che stai portando avanti hanno diversi suoni, diverse concezioni musicali? Assolutamente sì. Sono tre progetti trasversali, sia dal punto di vista del progetto musicale, dell'idea musicale che gli organizzatori vogliono portare alle loro serate, sia anche di pubblico. E il venerdì, in uno dei locali più storici del centro di Napoli, La Mela, c'è questo venerdì molto interessante che è incominciato tre venerdì fa, progetto chiamato Madroom, che vogliamo aggiungere. La settimana scorsa con Piqué parlavamo della qualità della comunicazione di quest'anno in città, è che è veramente notevole rispetto agli altri anni. Ci sono tante idee, c'è tanta attenzione su questo aspetto della comunicazione. È una cosa che a noi fa piacere, a prescindere se sono serate alle quali prendiamo parte o meno, perché fa bene alla scena, dicevo anche la settimana scorsa. Invece la domenica sei impegnato. Invece la domenica al Gioia, giusto? Al Gioia con la domenica di Carillon. Il Carillon, ricordiamo che è un progetto più che vira più nel ramo non commerciale, più verso la tech house, giusto? Correggimi se sbaglio. Assolutamente sì. E, è un progetto che è iniziato 3 anni fa. Io con i ragazzi di Carillon ho incominciato a collaborare quest'estate al Club Partenopeo, sempre di domenica, e poi la domenica del Gioia. E quindi tu, in qualità di vocalist, ti trovi bene, ti trovi a tuo agio anche con un suono più underground? Assolutamente sì. Cosa buona e giusta. Guarda che ci mandano delle foto assurde. Allora facciamo così, visto che l'atmosfera si sta diventando incandescente con gli altri ospiti che si divertono, io direi di ascoltare un po' di buona musica con il nostro Mauro Più. Torniamo fra pochissimo con Marco Ranaldi. Grazie, buon ascolto.
tuo DJ set. Per me è un onore, non smetterò mai di dirlo, avere Mauro qui ad accompagnarmi senza disdegnare il buon Fro Ike, pari De Lucciola, che adesso è al lavoro anche per noi da qualche parte nel mondo, perché ricordiamo che Fro Ike, che salutiamo, il nostro direttore creativo, va in giro per il mondo a fare cose buone anche per KSR. Sono di nuovo qui con il mio amico Marco Ranaldi, bravissimo, grandissimo vocalist, MC, master of ceremony. Che bello questo termine, master of ceremony. Pensa che io una volta, penso che lo sai, una volta io sulla mia, la mia pagina si chiamava MC Ralph, poi ho dovuto cambiare quando mi hanno iniziato a chiamare Mac Ralph, vocalist scozzese. Credevano che fossi un vocalist di Edimburgo, invece hai fatto bene, sono di Napoli. Marco, ti piace qui l'atmosfera? Com'è? Ma è fighissima. Raccontalo agli amici, altrimenti dicono che siamo di parte. È fighissima. Voi che ci ascoltate da casa oppure ci osservate la vostra diretta Facebook. Certo, esatto. Certo, anche su Periscope e dal sito ufficiale, dove ci ascoltano anche dagli States. Siete un po' ovunque, siete un po' ovunque. Beh, come raccontarvi ciò che è al di là del vetro? È molto dura. Però se la ride in poche parole, si respira musica, è un salotto. Immaginatevi un salotto, voi entrate e vi sentite subito a casa vostra, perché dove c'è musica c'è casa. Mi piace dire che questa bello. Cosa. E qui si respira musica. Non tutti sanno che io ho pagato Marco Ranaldi per dire, insomma, queste parole. Io prenderei un altro Jack e Coca piuttosto. Ragazzi, ce ne preparate un altro, perché qui veramente siamo nell'atmosfera. Tra l'altro c'è Piquet che scalpita. Piquet, io te l'ho detto che anche senza aver preparato nulla, io fra un attimo ti invito ad entrare. Aspetta, consegniamo. No, il mio bicchiere già l'ho consegnato, Cola. Me ne devi fare un altro, ho sprecato un bicchiere. Allora, Marco, raccontami un po' il tuo evento più figo degli ultimi anni. Vediamo se lo ricordi. Certo che lo ricordo, anche perché è uno dei più recenti, ed è la Domenica Carillon al Gioia. È un evento a cui io ci tenevo particolarmente. Che poi, se non sbaglio, scusa se ti interrompo, se non sbaglio, prima il Carillon non aveva il vocalist, era soltanto musicale. No, la domenica l'anno scorso c'era Sara Conte. Ah, ok, che salutiamo la Sara, la Saretta. Però sì, tendenzialmente è un party. Un party più tendente al suono, esatto, che all'accompagnamento vocale. Però vocale a noi fa piacere, perché noi, anche noi, quando ci allontaniamo dal commerciale, a noi fa piacere. Esatto, quindi bene, esatto. Così, hai avuto nel corso degli anni qualche difficoltà, qualcuno che magari ti ha chiuso una porta oppure ha provato ad ostacolare il tuo percorso? Io penso che all'inizio di qualunque carriera ognuno di noi abbia incontrato qualcuno o qualcosa che... Persino Piquet ha avuto... Persino Piquet, infatti ricordo la sua intervista 2 settimane fa ai tuoi microfoni, Ralph. Molto a suo agio, tra l'altro. Sì. A lui piace fare queste cose. No, a lui piace sentirsi a disagio, com'è quella cosa? Piquet, preparati che tra un po'... Sì, stai per entrare. Ecco, nel frattempo, che ci hanno fatto arrivare. Arriva, ecco, il servizio bar, grazie. Ecco, è arrivato l'inchiostro, dai, al terzo non so più cosa inizio a dire, la facciamo diventare una trasmissione, un varietà, ok? Quindi dicevi, hai avuto qualche problemino, sì, anche tu, come tutti, come d'altronde. Tutti. Certo. Però quelli ti aiutano, ecco, ti aiutano a fare un po'... Una corazza, esatto. Poi è bello raccontarle anche queste cose, perché gli inizi sono belli, sono difficili, gli ostacoli ti aiutano, ecco, a crescere tantissimo. Ci siamo passati un po' come tutti. In tutti i settori della vita c'è sempre qualcuno che vuole rompere i maron, sì, ok, lo possiamo dire, è così, ecco, soprattutto nel nostro lavoro ci vorrebbe più coesione. Una volta ne parliamo anche nel nostro promo, esatto, se ricordi questa cosa. Vogliamo sdoganare questa cosa, noi facciamo lo stesso lavoro ma siamo amicissimi, ok, amicissimi. Dimmi una cosa, Marco, chi è il tuo vocalist preferito? Bella domanda, ce ne sono due. Cioè, allora, uno in città attuale e uno nel mondo. No, mi piacerebbe rispondere a questa domanda dandoti due risposte. Ho due voci, una maschile e una femminile. La femminile è la regina della notte, Isabi, che salutiamo. Che la salutiamo. E che è stata sabato qui al No Name. È stata sabato qui al No Name, è vero. E se non sbaglio in compagnia di Dario, può essere. Di Dario Guida, il maestro, il sommo maestro, che salutiamo e ringraziamo sempre. Speriamo di averlo qui il prima possibile. Ma sicuramente. Ciao Dario. Ciao Darione. E poi Faber.
Faber, mi piace tantissimo. Che vocalista. Spesso viene qui in città. Spesso viene qui in città, di origini romane. Lui ha iniziato lì la sua carriera. Anche lui, voce navigata dei vari club. È un colosso Faber del settore. È un colosso. E ogni qualvolta lui è qui a Napoli, compatibilmente con i miei impegni lavorativi, lo vado sempre con piacere a supportare. A supportare ed ascoltare. E ad ascoltare. E lo saluto. E salutiamo il nostro Faber. Marco, tu quante fan hai? Madonna, tocchiamo un tasto da LED, dai. Ragazzi, Marco Ranaldi è uno dei più fighi, ok? Ma si no, sa, è una cosa che già no. sanno tutti. Marco Ranaldi è uno dei vocalist più, come si dice a Roma, sorchi? Sorchi, vale anche sì, per gli uomini, sorchi. Ok, sì, uno dei più ambiti dal pubblico femminile, soprattutto lì nella sua zona d'appartenenza, che dove dicevamo prima che sta quasi per diventare sindaco, quindi Marco, saluta le fan che ti stanno vedendo. Insomma, saluto tutte quelle persone che ci stanno ascoltando in questo momento, poiché siano mie o tue fan, poco importa, l'importante è che sono qui ad ascoltare questo programma, questo salotto. A me piace questa parola salotto. Salotto, sì, infatti io dico sempre il salottino di Club Kings. Esatto. Mi fa piacere che anche tu la prendi così, è l'atmosfera che ti viene trasmessa. Mi piace, perché è quello che si respira qui. No, tra un po' mettiamo anche il sofà qui. Dai, anzi, appena apriremo la nuova sede, avremo molti sofà. Tantissimi sofà, una sede a tre piani, un quartier generale, KSR, ricordiamo che è in continua evoluzione. Abbiamo anche svelato, sì è vero, tre piani, non due, proprio tre, c'è l'ascensore? Ok, quindi quando apriremo la nuova sede faremo una diretta da lì. E verranno tutti gli amici, c'è anche la piscina, quindi immagina che trasmissioni possiamo fare in piscina con il cocktail, con il canottino che ce lo porta Mauro Più. Quindi che ridete ragazzi, se la ridono l'altro. Vogliamo fare una cosa Marco? Facciamolo. C'è una persona che io voglio chiamare qui perché sarà colui che accompagnerà la tua voce con il suo suono stasera. Io direi di chiamarlo, vieni. È un viso conosciuto a noi. Eccolo lì, PK, ben ritrovato, eccolo. Buonasera amici di KSR. Sì, io vado via, ragazzi, io vi lascio perché voi tranquillamente potete portare avanti la trasmissione anche senza di me. Voi siete bravi al microfono. Vabbè, Marco è il suo lavoro, però anche tu che, ecco, lavori sul suono, se niente male. Ho rivisto la vecchia diretta, veramente. Molti mi hanno detto, è bravo a parlare, perché non lo prendete a fare il programma al posto tuo? Sì, adesso io me ne vado. No, non scavalchiamo mai ruoli. No. Il tuo è il tuo, nessuno te lo tocca. Grazie Paco. Allora, stasera sarete insieme? Sì, stasera. Vi divertirete? Sì, esclusiva questa sera, solo acqua Ferrarelle per il mio acqua amico Ferrarelle. Tutti lucidi stasera. Sì. Si creerà, ecco, Peppe Romano. Aspetta, scusa, ho chiamato Peppe, ho sbagliato. Madornalero, Joseph Romano, che esatto, fra un po' entrerà. Ecco, c'è un attimo redarguito, ecco, se la ride perché lui beve acqua Ferrarelle, lui non tocca alcolici, giusto? Ho detto bene, Joseph? Ok. Allora, quindi ragazzi, stasera, grande party, grande appuntamento, l'appuntamento che il sabato sta facendo la differenza, bisogna dirlo, non perché sono di parte, sono vostro amico, ma il supermarket che salutiamo, ecco, mi fanno i rivali, ci sono anche, c'è la concorrente. Sta andando veramente forte, ragazzi. Cosa proporrete stasera? Ci stiamo divertendo, questa sera ci divertiamo, faccio io un opening fino alle 2:30, solo house e tech house. Poi ci sarà il mio collega Cristian Ciotola, che salutiamo, che darò a lui poi tutto il resto della serata e continuerà su quel filone musicale, quello è il nostro filone house. Ok, e il buon Ranaldi sarà, ecco, io sarò al reparto musicale con il mio buon microfono e sì, è tanto figo, è tanta roba questo, è un bel appuntamento questo, allo square. Questo square che veramente sta scrivendo una pagina nuova nella nostra città, nel locale mondo del clubbing. Fantastico, molto underground, ricorda molto i club di Londra, quindi spazi molto ampi. Un sound che spacca e un sound system veramente importante. È vero, lo square a noi piace, è vero. Quindi ragazzi, mi raccomando, spaccate stasera. Ho approfittato della presenza di PK in studio per invitarlo, per salutarlo e per ricordare ancora una volta insieme al nostro Marco Ranaldi Voice l'appuntamento di stasera allo Square Supermarket. Salutiamo tutti organizzatori, PR, dal primo all'ultimo degli addetti ai lavori. Ragazzi, io vi do il 5, grazie PK, grazie Marco. Grazie Ralph. Resta con noi in studio. Resto qui anche perché c'è tanto da bere. Esatto. Tanto da bere, quindi, e tanto da divertirsi. Nel frattempo io cedo la linea al nostro Mauro Più Top DJ che ci fa ascoltare qualcosa di veramente buono. Buon ascolto!
We'll be right back.
studio con questo appuntamento Club Kings, l'appuntamento delle 15 del sabato. Noi abbiamo scelto il sabato perché noi siamo persi nel weekend, a noi piace farlo nel weekend, anzi noi siamo quelli che vivono tutta la settimana aspettando il fine settimana, giusto Marco Ranaldi? Mi facendo dall'altro lato, ha messo l'occhiale, la sigaretta, lui già pronto per andare nell'area relax. Salutiamo il nostro amico Jenny Ferrara, il nostro amico Frank Avrea che mi seguono in tutte le mie peripezie. Nel frattempo ringrazio Mauro più DJ che ci sta facendo fare il viaggio musicale quest'oggi, ringrazio Pino Carrella, Antonio Colasanti, il boss di KSR che sono costantemente al lavoro per rendere tutto perfetto. Ricordiamo agli amici che si vogliono collegare, connettere, mettere in contatto con noi, quali sono gli indirizzi? Allora, c'è un sito internet fighissimo, www.ksradio.it. Cioè, ragazzi, non mi dovete far ridere, ok? Mi prendono in giro dall'altro lato. Siete delle cattive e bruttissime persone. Dopo mi vendicherò a telecamere spente. Dicevo, facciamo i seri. Su Facebook, bara spaziatrice, sbaglio sempre a dire spaziatrice, ok? Una bella chiocciola, KS Radio 1, e siete già sulla pagina ufficiale, oppure potete scrivere per esteso KSR King Street Radio e siete sulla pagina ufficiale. Un bel like e salite a bordo di questo fantastico mondo musicale, di questo vascello, questa nave infinita, ok? Che viaggia su meta infinita. Guarda, vi do anche un tono poetico, Frank, se la ride, sono anche poeta, io faccio anche teatro, sai? Faccio anche un po' di Shakespeare. Nel frattempo, mentre l'atmosfera diventa sempre più incandescente e più allegra, perché questo è lo spirito che vogliamo donare, ok? Possiamo dire donare ai nostri ascoltatori. Mi stai facendo morire, fai la persona seria che devo portare un programma serio all'apparenza, ok? E culturale. Approfitto per invitare qui, lui è già disperato per questa cosa, però io l'abbiamo messo sul flyer e dobbiamo per forza averlo con noi, Joseph Romano, DJ. Ciao Joseph, give me five, come ciao stai? Ciao a tutti. Sei emozionato? Sì. No, tu sei abituato a parlare ai microfoni di emittenti internazionali, oggi sei su KSR. Ricordiamo che Joseph Romano, posso dirlo oppure il tuo manager ci mena o ci fa causa? Vai. No, possiamo dirlo. Joseph Romano, per chi non lo conoscesse, è un grandissimo DJ, a mio avviso, ma avviso di tanti, che quest'anno ha trascorso la sua estate, la sua Summer 2017 in quel di Formentera. A Formentera, ok, DJ resident del Pineta, quindi situazione fantastica, mood allucinante. Peppe, ce la vuoi raccontare? Io ti chiamo Peppe perché ti conosco da un po' di tempo, però dovrei dire Joseph. Allora facciamo così, ti chiamo Joseph, so che ti fa più piacere. Ok, Joseph, raccontaci un po' qual è stata la tua esperienza, quando hai iniziato e quando hai finito, e ciò che c'è stato di bello nel percorso. Niente. Puoi dirlo anche in inglese, so che tu ormai sei internazionale. Spagnolo. Niente, abbiamo iniziato a maggio, fine maggio, prima serata con Federico Scavo, le Appineta. Una bella esperienza, 5 mesi sono volati praticamente. Infatti ci sei mancato tantissimo, perché noi in inverno siamo abbiamo trascorso tutto l'inverno insieme, abbiamo anche fatto un bellissimo capodanno alla Mela, come diceva il Burranaldi, locale storico, abbiamo fatto un bel capodanno insieme, io e te, solo io e te, è stata una bella esperienza di amici e di artisti. Sono partito tutto a sparare se, ecco, sì, abbiamo fatto una bella festa, sì, abbiamo fatto un memoriale in tuo onore. No, stiamo scherzando, ricordiamo che Joseph Romano è giovanissimo, tu hai 21 anni, 21, sì. 21 anni, quindi, però 21 anni con un bagaglio e con anni di esperienza notevoli, quindi raccontaci un po' quando hai iniziato a fare questo splendido lavoro. Ho iniziato 9 anni fa, avevo 12 anni, prime feste, sai, festini in casa, compleanni di amici, iniziato il liceo, prime feste del liceo, poi man mano Mac P, insomma, sì, la trafila, esatto, che si fa a quell'età. Perfetto. I primi sabati in provincia, San Sebastiano, Sensation Club col buon Marco Ranaldi, stiamo parlando di 5 anni fa. Joseph, ci vuoi ricordare tu di quale zona sei? Nel senso, vogliamo sapere Polle tu da dove Croccia. Sei. Dai, gentilissimo a ricordarmelo. No, allora, questa ci siamo messi d'accordo io e Marco Ranaldi, perché dovevamo, insomma, svelare l'arcano. Dai, noi stiamo scherzando, tu sei della zona Polle vesuviana. Polle e Natroccia. Zona vesuviana, insomma. Gente che pensava prendessi per i fondelli a Formentera, no, cercava non c'è, di menarmi. Non c'è niente, noi, io sono di Pianura, quartiere Pianura, quindi non è che la situazione è migliore. Tra l'altro Jenny Ferrara, nostro amico, è di Pianura, però è sulla collina, quindi pensa un po' come sta. Ecco, paradosso. È un paradosso, perfetto. Quindi dicevamo, tu hai iniziato con questi party, sì, tra virgolette, adolescenziali, da teenagers, esatto, feste in casa, tipo party all'americana, quelli che si vedono nei film. Bravissimo. E piano piano i primi Mac P, i primi party nei club. Party, serate in provincia, sempre
coetanei, 17, 18 anni, per poi spostarmi a Napoli Centro. Primo locale dove ho messo mano qui a Napoli Centro è stato il MoMA. Bellissimo MoMA, locale. Sì, adesso si chiama Ro, esatto. E l'anno scorso si chiamava Snob, il quale abbiamo anche lavorato insieme. Abbiamo fatto delle bellissime serate con cene spettacolo insieme, dove io e Joseph, esatto, Romano ci siamo dati da fare per intrattenere un pubblico fantastico. Quindi, esatto, posso dire anche io di aver lavorato con Joseph Romano. Anche tu, io, anche tu, Jenny? Di avere l'onore di aver lavorato con Ralph. Ma quale onore, quale onore? Io sono un modestissimo operaio del microfono, ok? Quindi, ma Ralph, come dire, quello. Una curiosità, puoi dire che sbaglio a volte. Ralph o Ralph? No, allora ti spiego su. Allora, visto che mi hai fatto questa domanda, sì, mi hai dato anche lo spunto per parlarne, perché giustamente a chi interessa, non è che io adesso faccio la trasmissione e racconto il cambio del mio nome. Tu me l'hai chiesto e io ti rispondo, ok? Una in domanda, mondovisione. Allora, sì, allora, ci sono state delle problematiche. Una l'ho raccontata al buon Marco Ranaldi Boys, che praticamente MC Ralph, la sigla della mia pagina ufficiale, Mac, mi chiamavano Ralph. Mac Ralph, quindi anche molti addetti sono ai lavori, quindi primo, non solo il pubblico, e magari uno dice il pubblico che ne sa MC sta roba qui, invece anche gli addetti ai lavori dicono: ehi, Mac Ralph, vieni qua, Mac Ralph, devo dire una cosa. Quindi togliamo Mac Ralph, rimane solo Ralph. Solo che se scrivi su YouTube Ralph, esce Ralph spacca tutto della Walt Disney, ok? Quindi esce praticamente di tutto tranne io, tranne me, tranne te, capito? Tranne me, se scrivi Ralph, anche perché non ho messo Boys accanto, perché è una cosa che reputo molto anni 2000, primi anni 2000, no, nulla contro chi ce l'ha, però è una cosa che ho fatto già in passato, e, però scrivendo soltanto Ralph, nessuno, ecco, grande Marco Ranaldi mi manda dei cuoricini, anche lui non ha il Boys dietro al nome, lui usa il nome e il cognome, a breve anch'io penso che il mio nome, anche Ralph, ok, visto che è bello avere il proprio nome senza pseudonimo, ok, perché noi siamo noi, ecco, è così. Ralph, scritto con due A, è facilmente reperibile sul web, quindi se scrivi Ralph con due A, stai sicuro che nel mondo ce ne saremo tre o quattro, quindi sicuramente mi beccano. Invece scrivendo Ralph, scritto L-A-L-P-H, tipo padre Ralph, non mi trovava nessuno, quindi su YouTube zero visualizzazioni e su Facebook buone visualizzazioni, quindi ho cercato di compensare, chi lo sa come va. Vabbè, parliamo di te, okay? Abbiamo svelato sta cosa, mi hai dato motivo di sfogo, ok? Altrimenti questa vena ingrossata, con questa vena ingrossata, anche perché fa caldo qui, sì, diciamo che fa caldo, c'è quasi l'atmosfera del club, ecco, infatti tra un attimo il buon Gianni Ferrara porterà una bombola d'ossigeno per riprendere. Allora dicevi, allora quindi a un certo punto sei cresciuto, sì, anche se per me sei sempre un giovincello, perché 21 anni sei un giovincello, e hai iniziato a lavorare in clubs e situazioni importanti. Vogliamo, sì, citarne qualcuna? Sì. Diciamo che il vero e proprio trampolino è stato il giovedì da Rosolino, c'è uno spettacolo con i ragazzi di Giovedì al Cubo. E li salutiamo tutti. Ciao ragazzi, con cui collaboro tuttora, tutti i giovedì, il cine spettacolo lì. Da lì poi sono aperti altri scenari, ho conosciuto Pigna che mi ha portato in quel di Formentera, stagione estiva lì. Ciao Pigna, appena passi a Napoli vieni con Joseph Romano qui a fare l'intervista. Va benissimo, te lo porterò. E niente, poi mi sono ritrovato ai giorni d'oggi a fare giovedì, venerdì e sabato nei locali. Quindi ti sei preso belle soddisfazioni, sì, ragazzi, sì. Joseph Romano è uno dei DJ più capaci, io ho visto pochi DJ alla sua età avere una preparazione musicale e una cultura musicale, perché io ricordo un simpatico episodio, abbiamo avuto modo anche in passato di fare qualche festa anche privata, diciamolo, perché sì, alla fine sì, le fanno tutti, sì, l'abbiamo fatto anche noi, evitiamo di parlare del locale, no però. non facciamo nomi, non diciamo qual è il locale né la situazione, diciamo, finanziaria di questo locale, silenzio, ecco, non lo diciamo, però ricordo che mentre io ero lì a lavorare, ad esibirmi in questi party, tu eri lì sempre con il cellulare in mano a scoprire le nuove uscite, le classifiche, a consultare le classifiche. Anche bootleg live. Sì, sì, hai fatto veramente di tutto. Tra l'altro c'è da dire la questione bootleg, c'è un bootleg molto che sta avendo molto successo, cioè è un remix, possiamo, sì, chiamarlo remix, sì, sì, di un brano di Andrea Sandino, che tra l'altro è anche, sì, il tuo amico, sì, che conosco anch'io, il brano Abbracciami, che praticamente stanno cantando anche in Giappone, perché okay, io sono stato in Cina qualche giorno fa e la conoscevano. È stato fatto in, tu hai iniziato a 20 produrlo, minuti, sì, fatto, sì, insieme. Sì. Io ho vissuto proprio la scena, ti sei messo lì con il PC, con la tua piattaforma, il tuo sequencer, ti sei messo lì a lavorare, hai creato questo remix che, bene, sta avendo degli ascolti veramente importanti. Sì, siamo circa 6.000 ascolti su SoundCloud. Quindi una bellissima soddisfazione, ti garantisco che io ho avuto modo di ascoltarla anche in contesti non tuoi, quindi ti posso garantire che ha avuto molto molto successo, l'ha passata spesso anche il signor, grazie, DJ Gianni Ferrara, che ha rubacchiato la tua idea, però non
non ha mai detto che è sua. Ok, quindi evitiamo. No, è un remix che sta avendo molto successo, ce l'ho anche io in macchina sulla mia pendrive. Allora, tu hai avuto qualche ostacolo durante l'arco della tua carriera? L'ho chiesto prima a Marco Ranaldi, vorrei sapere se tu hai avuto qualche problemino. Sì, perché quello che dico un po' a tutti, non è un mondo molto semplice quello dove ci troviamo noi, il mondo del club è ricco di ostacoli. E quello che penso io è l'importante è avere sempre testa bassa e pedalare. E pedalare, e pedalare. Umiltà, mi piace. Silenzio, le occasioni prima o poi arriveranno per tutti. Assolutamente, quando c'è il talento e la determinazione, le porte si aprono automaticamente. Se non prima, sicuramente dopo. Esatto. E adesso sei impegnato in qualche progetto oltre il giovedì? Sì, venerdì e sabato in due locali top di Napoli. Venerdì Teatro Posillipo e il sabato alla Mela. Venerdì è un format di tendenza, poi lì facciamo vera e propria musica. Raccontaci questi progetti musicalmente parlando. Allora, partiamo dal giovedì, c'è una spettacolo italiana pop, un po' di reggaeton, alla fine ci vuole sempre, c'è sempre ormai, ovunque. Permettimi di dire, ragazzi, sì. Joseph Romano sulle cene fa paura. Fa c'è paura, anche sul pop, c'è sempre da migliorare, però sulle cene fa paura. Ok, se la ridono dall'altro lato, sono insomma dei bastardoni, lo posso dire, soprattutto Fertili. Marco Ranaldi si sta divertendo. Io ho fatto qualche cena con Joseph Romano e veramente mi sono divertito. Ho mangiato anche, quindi gratis, ovviamente, il bello del nostro lavoro. E Marco, tu quante volte mangi gratis? Parecchie. Ecco, tutte le foto che pubblica Marco a cena sono tutte cene pagate dagli staff. È cosa buona e giusta, perché gli artisti devono mangiare gratis, giusto Marco? Ecco, quindi sta succedendo l'inverosimile dall'altro lato. Ecco, quindi giovedì, il venerdì mi dicevi cena? Il giovedì cena. Venerdì Teatro Posillipo, la sua tendenza. Sì. Si parte dal minimal, di pausa, house, tech house, tutto al di fuori dell'ambito commerciale. Ok, il sabato? Il sabato invece è commerciale, giù alla Mela, parlato Marco prima, locale storico di Napoli. Sabato semplicemente si inizia con un po' di deep house. La situazione è più tranquilla. Esatto, giusto per riscaldare la situazione. House commerciale al centro serata, che non curo io ma un amico, sì. Il nostro Edo Baccari. Che salutiamo, ciao Edo. E alla fine serata, dipende sempre dalla situazione, si può andare tanto sull'house. Si tende a leggere la pista, sul reggaeton, a leggere la situazione, esatto. Come è giusto che faccia un buon DJ. Allora facciamo così, ascoltiamo un po' di buona musica. Certo. Mauro Più, hai qualcosa per noi? Hai qualcosa per noi da farci ascoltare? Noi siamo impazienti, stiamo parlando, però ci manca quell'accompagnamento musicale che solo tu ci puoi offrire oggi. Mauro Più, top DJ on set. Non posso dire tonight perché siamo alle 16:22, siamo anche un po' in ritardo. Vabbè, abbiamo iniziato con 20 minuti di ritardo, ragazzi. Mauro Più DJ, buon ascolto. We'll
studio, che bello il suono di Mauro più. Aspetta, prova a fare l'imitazione della voce, quella lì, qual era? Mauro più DJ. Vedi, sono più bravo io. Tu hai pagato per avere quella voce, te la facevo io gratis. Ah, non hai pagato? Ah, ok. Anche Joseph Romano era interessato a quella questione delle vocals di presentazione. E la gliela fai tu? Ok. Guarda che se non fai il bravo ti invito dentro, io ti ho avvertito. Sono arrivati anche i pompieri nel frattempo. Allora, vogliamo salutare, io nel frattempo mi trovo con Joseph Romano DJ, vogliamo salutare alcuni amici, un po' di amici che hanno, che ridi, che hanno lasciato il loro commentino. Salutiamo Giacomo Barbato, che ci ha lasciato una sfilza infinita di commenti, Vincenzo Bellini lo stesso. Ciao ragazzi, grazie per i feedback. Salutiamo Sara Bellucci, la sorellona dell'indimenticato Lu Bellucci, che porto sempre nel mio cuore. Ciao Sara, un saluto a te, tutta la tua famiglia, tutti gli amici di Roma che ci seguono. Un ringraziamento speciale anche a Gennaro Filisdeo DJ, che ci lascia Jenny i commentini, che ci prende in giro sotto la diretta. Jenny, domani, preparati per domani. Glielo dico a babbo, ok? Gennaro, che è stato uno, Jenny Filisdeo Black Child, è stato il primo ospite di Club Kings della sessione invernale. Salutiamo anche Fernando Vitale DJ, che ci lascia il commentino. Ciao Fernando, Fernando Nazionale. Daniele Poerio, Clean from Ibiza, che sarà qui con il suo DJ set prossimamente. Ciao Daniele, grazie a tutti. Gabriele, Gabri, Sax, bravi, ci fanno tanti tanti complimenti. I ragazzi, che c'è? Non ho capito, Pino. Alle 5 ci sarà il suo DJ set on air. Ecco, Crin, ho detto bene, Crin, sì. Grande DJ della Isla, che salutiamo, che è stato qui con noi a registrare il suo DJ set. Allora, aspetta, mi stanno portando la compilation all'interno. Eccola qui, facciamola vedere, in sovraimpressione. Keep out Ibiza by Crin. Ci vediamo dopo per il DJ set, mi raccomando restate connessi che ce lo gustiamo tutto. 2 ore di DJ set in Tech House Style, bello bello, tanto bello. Ciao Piché, te ne vai? Mi dispiace che dopo non ci possiamo fare una chiacchierata. Anche Marco Ranaldi ci saluta, ci sentiamo in questi giorni. Ragazzi, spaccate tutto, mi raccomando, vi voglio bene, grazie per la partecipazione. Ci sentiamo più tardi, ragazzi, appena ho finito ci sentiamo al telefono. Perfetto, grande Marco Ranaldi, uno dei miei ospiti della settimana, mi ha fatto veramente piacere. Dicevo, Joseph, prossimi progetti in cantiere? Sto lavorando un piccolo riedit di un disco. Fermi tutti, non tutti sanno che Joseph Romano è un mago, un vero e proprio prestigiatore del mashup. Tu realizzi mashup a go-go in scala veramente nazionale, sono anche molto apprezzati e seguiti sul web, su SoundCloud, migliaia e migliaia di ascolti, però sei cattivo perché non metti il free download. No, mai. Non lo mette perché è gelosissimo delle sue produzioni, però si possono ascoltare su SoundCloud sul tuo profilo, che è Joseph sì, Romano. Anche se non li condivido tutti, molti sono privati, scambio con altri DJ e... Insomma, si possono ascoltare live nel dance floor, quindi produzioni proprie? Proprio non ancora, non ancora. C'è tempo, c'ha 21 anni, c'è tempo per fare anche le produzioni. Sei veramente impegnatissimo su tanti fronti, su tanti suoni diversi, e questo ti rende un DJ molto molto versatile, ok? Tu che ne pensi di tutto questo? L'atmosfera ti piace? Sì. Piacevole? Sì. Raccontaci un po', perché se lo dico io dicono che sono di parte. Molto molto, un ambiente molto da famiglia, diciamo. Sì, family. Vero e proprio salotto. Family in the house. un bel salottino, diceva Gio Brigante, uno dei miei ospiti la settimana scorsa, che era quasi una che salutiamo perché è anche un tuo amico, diceva atmosfera ibizenca, cioè, anzi lui mi ricorda una frase emblematica che disse: non entravo in un posto così da almeno 20 anni, quindi a noi fa piacere che i miei ospiti lui ne ha molti più di 20, e a noi fa piacere che i nostri ospiti quando vengono qui si sentono a proprio agio, sono felici, respirano aria buona musicalmente parlando, aria buona anche in termini di contatti personali, perché da qui sono nate tantissime collaborazioni, tantissimi progetti. Noi trascorriamo tantissimo tempo qui anche quando non abbiamo trasmissioni, perché KS Radio è un epicentro di creatività, quindi viva la musica, viva la vita, viva chi ama questo sound, mentalità underground al 100%. Mauro più ci fa una ola da stadio. Allora Joseph, io ti ringrazio per essere venuto qui, grazie, per essere stato con me ai microfoni Club Kings. Ci vediamo sicuramente in questi giorni, tanto sei tornato da Formentera, quindi possiamo goderti nei tuoi appuntamenti cittadini. Ecco, ricordiamo dove sei venerdì, sabato e domenica. Giovedì, venerdì e sabato. Ah, giovedì, venerdì e sabato. Giovedì Rosolino, venerdì giovedì al Cubo, la cena Cubo, d'Italia. Sabato. Venerdì Donut Disturb al Teatro Posillipo, sabato alla Mela. La domenica ogni tanto pure sbuca qualcosina.
soprattutto da alcuni miei amici, facciamo un piccolo aperitivo dove ci sarà domani Gennaro Filisdeo dagli amici. Ah, ecco, perciò sta scherzando perciò sotto la diretta. Sei invitato e non sei mai venuto. Grazie. A me? Sì. Vabbè, ti prometto che domani mi farò perdonare. Domani. Ok, perfetto. Domani sarà un po' dura perché domani ho un po' di cose da fare tra teatro, radio, televisione. No, è vero, televisione no. Ok. E no, con la non me lo far dire, ci sono i bambini in diretta. Allora, Joseph, per trovarti Facebook, Instagram, Joseph, quali sono Romano, le tue? Joseph Romano, Joseph con Romano. S, Joseph PH, esatto, ok, finale, esatto. Su Facebook, pagina ufficiale, profilo personale e Instagram. Quindi Joseph, chi volesse seguire le vicissitudini di questo bravissimo artista, di questo grande e giovane DJ, si connetta sui social scrivendo Joseph Romano. Grazie Joseph, io ti do un bacio, anche se mi dicono che non devo dare il bacio, dai, faccio uno strappo alla regola. Ecco qui, perché sei un carissimo amico. Grazie di cuore, Joseph Romano, DJ. Allora, che bella questa puntata di Club Kings. Quante persone si sono connesse, ci hanno lasciato i loro commenti, il loro feedback positivo. Prima di ascoltare le ultime due tracks della giornata, io inizio con i saluti, inizio con i ringraziamenti. Ragazzi, non mi fate la solita manfrina, che io inizio con i saluti, mi portate oltre, mi fate, tra virgolette, sclerare, mi fate uscire fuori di testa, perché quando io inizio con i saluti, i ragazzi lo fanno apposta, dicono: Ralph, vai, continua, e io ci metto un po' del mio, della mia, diciamo, sana improvvisazione, e cerco di non lasciare vuoti. Ragazzi, come mi trattate oggi? Siete bravi oppure volete che io inizi a ruota libera, ecco, come faccio di solito? Per chi non conoscesse quello che facciamo, noi siamo KSR, siamo una web radio TV che si occupa di clubbing, di tutto ciò che concerne il mondo della musica elettronica in chiave ovviamente underground. Si era capito che questa era la mentalità, ok, uno stile di vita, uno style, state of mind di KSR. Ricordiamo a tutti che possono seguire ciò che facciamo sul web, sulla pagina ufficiale KSR Radio 1, ho detto bene, con la chiocciola KS Radio 1, oppure scrivere per esteso KSR King Street Radio, vi trovate direttamente sulla pagina ufficiale, dove ci sono anche i flyer e gli eventi dei nostri appuntamenti settimanali che potete seguire. Li ricordiamo, Pino, che dici questi appuntamenti settimanali? Il mercoledì alle 21 flashback con il nostro Daniele Nazionale, il nostro Daniele Tozzi, che da più di un anno porta avanti questo programma fighissimo che tratta di musica elettronica in chiave vintage, 90, 80, 70, tutto ciò che appartiene al passato, ovviamente in grande stile, in stile flashback. Il venerdì appuntamento con i nostri DJ set, con i nostri top DJ che sono qui praticamente nella family di KSR, con l'appuntamento Street Groove delle 21. Ieri c'è stato lo Street Groove di Mauro Più in DJ set, che è molto deluso perché io non ho preso parte a questo appuntamento perché ero impegnato. Mauro, sai che non è una cosa personale, perdonimi, come dice Checco Zalone, perdonimi, ok? Al prossimo ti prometto che ci sarò, quindi ti strappo una promessa che ti sei già legato al dito da un po'. Il sabato alle ore 15 c'è Club Kings, la mia trasmissione, quella che sto conducendo adesso con immenso piacere e immensa soddisfazione, perché sono tante le persone che ci fanno i complimenti per questa trasmissione, per gli ospiti, per ciò di cui si parla, per i contenuti, ok? E anche per lo stile molto, molto easy, molto leggero e fresco con il quale affrontiamo tematiche che comunque sono tematiche importanti, perché la musica elettronica è una roba veramente importante, dovrebbero passarla al telegiornale, ok? Una sezione dedicata alla musica elettronica, al clubbing, quello buono. Guarda, si sta facendo grasso grasso Mauro Più, ecco, perché, ecco, gli piace. Aspetta, mi mettono il pagliaccio hit, lo vuoi un palloncino? Ecco, dobbiamo sempre tergiversare, vedi, adesso mi fate uscire fuori di testa e inizio ad andare a ruota libera, ok? Tra l'altro c'ho anche il sì, vai, ragazzi, è ufficialmente partito il vai Ralph, inizia a parlare il più possibile perché abbiamo ancora qualche minuto. Allora iniziamo, che devo dire? Io ricordo che qualche settimana fa parlammo di raccontare barzellette in questo momento, tipo barzellette underground oppure barzellette old school. Ragazzi, io poi divento cattivo, non mi conoscete, sì, loro appena sentono la parola underground sembra che hanno visto la Madonna, perché loro è di questo che vivono. Possiamo salutare Carrella, che dice, oppure devo andare ad oltranza? Pensano che magari mi sono preso qualche sostanza sintetica, io non ne faccio uso, sono sobrio, ogni tanto mi concedo qualche drink con il buon Colasanti che ce li prepara. In sottofondo la musica del nostro Mauro Più. Ci vediamo sabato prossimo sempre qui su KSR, su Club Kings, alle ore 15 con lo zio Ralph. Ciao.
sips a Coca-Cola. She can't tell the difference, yeah.